Novembre 2013, Gianni Colacione per Libri TV. Siamo alla presentazione di un libro fotografico, un progetto fotografico con un risvolto praticamente sociale molto importante che si chiama Mirella, una storia di Alzheimer e di amore. Siamo in compagnia di Sandro Iovine che ha fatto la prefazione per questo libro. Sandro Iovine è direttore del giornale Il Fotografo. Ecco, vogliamo chiedergli come mai appunto ha pensato di dedicare attenzione a questo progetto, sappiamo che poi ovviamente ne passeranno sotto mano tanti, però insomma ha scelto questo. Beh, innanzitutto perché esisteva già precedentemente un rapporto personale con Fausto e ho visto praticamente nascere il progetto fin dall'inizio, per cui mi ha fatto molto piacere che Fausto mi chiedesse di curare l'introduzione di questo libro. C'è anche un'esperienza personale condivisa, sia pure in tempi, in modalità differenti, per cui mi ha fatto sentire più vicino anche alla progettualità di questo tipo di lavoro. E ho visto molta gente presente a questa presentazione, è un progetto condiviso anche come finanziamento, però ho sentito parlare, appunto nella presentazione che ci sono state alcune difficoltà in Italia, questo progetto è stato presentato anche in altri paesi. In Italia c'è stata un po' più difficoltà nel proporlo. Sì, beh, questo è un problema tutto italiano. I progetti di questo tipo, che non siano più che superficiali, trovano sempre enormi difficoltà, sia da un punto di vista economico, sia per un rapporto con quello che è il fine ultimo per cui si dovrebbero fare queste cose, che è l'editoria. È un'editoria completamente asservita alla pubblicità, che non è in grado di avere la forza di presentare progetti che non siano meno che neutri, ovvero si pubblica solo quello che non va a impattare con la forza della pubblicità, altrimenti gli inserzionisti cancellano le pubblicità. L'esempio che faccio sempre, immaginate una pagina di pubblicità, che so, di una crema idratante con a fianco una storia fotografica di carestie in Africa. Qual è il risultato? Il risultato è che la forza di convincimento della pagina di pubblicità si cala drammaticamente e con essa la propensione all'acquisto di quel prodotto. Quindi si evita a priori, perché altrimenti se tu pubblichi questo tipo di storie l'inserzionista poi non ti darà più pubblicità. Sandro, relativamente alla tua attività di direttore appunto di questo periodico, mensile, Il Fotografo, diciamo, questo concetto senz'altro nobile di approccio alla trattare la pubblicità in qualche modo selezionando, o meglio dando prevalenza ai fini che non siano necessariamente più demagogici o più popolari e così via, lo riproponi anche per quanto riguarda la tua attività editoriale? Sai, il nostro campo, essendo molto più ristretto e settoriale, ci consente di muoverci più liberamente, perché abbiamo molti meno condizionamenti da parte degli inserzionisti. Ti posso raccontare un altro tipo di episodio accaduto qualche anno fa, in cui pubblicammo delle foto di nudo in cui questa ragazza si era stampata sul corpo il segno delle labbra. Il significato di questo lavoro era molto preciso, ma essendo molti di questi segni di rossetto vicino alla parte pubblica, sono stati molto fraintesi dai lettori, dagli inserzionisti, che hanno individuato in esso un richiamo al sangue mestruale, e questo ci ha costato la perdita di due inserzionisti e un calo radicale di venduto. Ci è costato una serie di polemiche che sono durate per mesi, e tutto questo negli anni 2000, che secondo me è abbastanza ridicolo e preoccupante. Ok, grazie Sandro Iovine, direttore del Fotografo.